No, 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 le bionde no, sono troppo debilitanti. Io le posso consigliare una mora o una castana carina, che sono meno impegnative. Io perbacco, come si fa, dottore? Io in questo momento non ho sotto mano né brune né castane, ma non ci sono bionde. Non ti preoccupi, ce l'abbiamo noi. Guarda, una castana prorompente, due fianchi, due gambe, due occhi, lei la porterà a fuggire da 20.000 lire. Ma come, un medico che fornisce le donne? Guarda, la medicina ha fatto passi da gigante. Anche il fatto di donne. Anche il fatto di donne. E poi il dottor Tedeschi, ma nelle donne. Nelle donne. Ma io voglio Ranucci, io sono Ranucci. Ci andrà come il signore. Ma per me fa lo stesso, basta andarci. Colonnello, Charlotte Gazzetto, tutte le lei. Asciante, mademoiselle. Un attimo. Sempre molto messire, madame. Piacere. Piacere mio! Non sei mica male, sai! Anche tu sei un bel bocconcino! E come ti chiami, mio bel maschione? Colonnello Mario Locascio! Ah, di Palermo! No! Sono settentrionale! Ma quando sto con una bella donna come te, sono più meridionale di un siciliano! Carica! Carica! Dover campar, sempre in disdetta, sempre in bolletta, ma se un posticino domani, cara, io troverò di gemme d'oro, ti coprirò. Se potessi avere 1.000 lire al mese, senza esagerare, sarei certo di trovare tutta la felicità, un modesto impiego. Buongiorno signora Morelli. Buongiorno. Dormito bene oggi? Buongiorno a lei Francesco, bene grazie. Sono in attesa del mio bicchiere d'acqua mattutino. Bene. Ah. Guardiamo che cosa dicono i nostri giornali di Fiuggi. Mai tanta animazione si è vista in questa piccola stazione termale. Animazione? No, sarà che in questo albergo non si vede mai un cane. Se si fa eccezione per quello che porta a spasso la signorina Colomba, ma io mi domando e dico, portare un cagnolino di peluche in giro, trattarlo come se fosse vero e per di più chiamarlo Ugo. Certo che l'astinenza fa brutti scherzi, specialmente a una certa età, quando si è protratta troppo nel tempo. Oh, Ugo, vieni con la tua mamma. Ecco, giusto appunto, dicevo, no? Oh, tesorino, adesso andiamo a fare il bagnetto! Pure! Buongiorno signora, signorina Colomba! Buongiorno Francesco! Come sta oggi? Oh, io bene! Ma lui, vede, come le sembra che sia? Perché è malato il suo cagnolino? Oh, Dio mio, che non si vede! È malato di nevrastenia, povero! Lui, ma si capisce. Se lei sapesse, ha avuto delle delusioni d'amore terribili. E per lui sa che sono a Fiuggi. Cioè, per questa bestia. No, bestia per questa dolce bestiolina. Andiamo a bere bicchiere prima di fare il bagnetto. Amore della mamma, amore. E bestia sono lei. Mazzitelle. Scordavo un pacco per il 20. Il quarto da questa mattina. E che conto? Latte di Iris, crema di Venere, 18.000 lire. Ah, ci dà dentro la signora Bicco, 18.000 lire di profumeria. Ah, ecco il dottor Esposito. Buongiorno. Buongiorno, dottor Esposito, dormito bene? Ottimamente, grazie. Il mio collega dottor Tedeschi si è visto? Non ancora, dottore. Bene. Oh, buongiorno. Ah, buongiorno, dottor Tedeschi, dormito bene? Ma figuriamoci, non ho chiuso occhi. Come mai? Tutta la notte a pensare a mia moglie. Ah,
Guardi, io penso che da ieri io qui a Fiuggi e lei a Montecatini. A Montecatini? Da sola? Sola. Mia moglie, tua moglie sta qui con te. Francesco, mia moglie è qui a Fiuggi con me. Alla camera 19. E lei ha detto? Sì. A proposito, Francesco, ma è previsto l'arrivo di qualche personaggio importante oggi? Controlliamo subito. Sì. Ah, un americano. Il signor Jonathan Braxton. A che ora dovrebbe arrivare? Stamattina con il treno speciale delle 9.45. Benissimo. Un quarto d'ora dopo il diretto. Francesco, si ricordi, mia moglie è qui a Fiuggi con me. Certo, signore. Eccoci qui, sento dire. Grazie, dottore. La camera 18, sì, sì. E lei è lui alla 19. Bravo. Ma attento, se non era per me che tradisci con il portiere. Sì, ma io non faccio altro che pensare ad Angelica. Ma tu non devi pensare... La coscienza che mi riporta. Ma la coscienza, ma la coscienza non ha niente da rimproverare. Ah no. No, in fondo se tu sei qui a fuggire con una donna, non è per divertirti, ma per un motivo molto più nobile, diventare becco. Oh, no, non basta questa parola, ma saranno corna finte, ma basta, Adesso, ma non ci pensare, pensa che fra 48 ore sarà lontano da Fiuggi, da Braxton e anche di una deliziosa. Che Dio lo vuole. E da sua madre, la vedova Bigocca e la ruda compagnia a tutti i costi. Colpa tua, io l'ho trovato una moglie senza madre e tu. È bello, che mi può pure a chiamare genere. Certo. Poi si comporta in un modo. Date tu i camerieri. Ieri sera quando sono stato alla tavola, perché si è messa a cantare una sua ridita la cattura, vuoi assaggiare il mio pompon? Ma signore, dal fondo ti ho detto, mi sembra un po' stagionato. Ma per carità, per fortuna ancora ne sono visti oggi. Meno male. Che poi io vivo nella continua paura, no? Di incontrare qualcuno che mi ha certo. Lei che fa? Per passare il tempo manda a comprare tutto. Sì, Solo ieri sera per costare 3.000 lire di massaggi. Ma lo faccio, esagera un po' lo signore. La suocera del dottor Tedeschi prega il dottor Tedeschi di pagare questo conto. Ancora? 18.000 lire. Di creme e profumi. Ma che fa? Ma se ne mangia questo? Io che ne so. Ascolta, hai 18.000 lire? 18.000 lire? No, ma guarda, ce n'ho 20. Ecco, dai, ecco le porte. Francesco, ecco qua, ci pensi lei. E tenga il resto. Ma grazie, dottore. Fa generoso con i soldi miei, Guarda, mi devi 20.000 lire, Ma io non ti devo niente. No, la colpa è tutto questo, sono le tue maledette lire, quindi è giusto che tu partecipi alle spese. Non pensare di fare generoso con il mio portafogli. Diciamo se lo destino oggi. Colpa tua. Fammi un piacere. Non c'ho più soldi, non si tratta di soldi. Porteli via la suocera. E dove te la porto? Dove ti pare? Basta che non ho tutto il giorno fra i piedi. Hai capito? È colpa tua. Di una moglie senza. Una moglie senza madre te l'avevo trovata. Genero mio! Che bel vestito! Che mi dite, signore? Che bel vestito, signore! Che bel vestito! Modellino di Parigi! Oh, che ve ne pare, signori? Bello, sì. Senta, mi sono vestita elegante perché voglio farle fare una bella figura. Mi facciamo proprio una bella figura. Lo so. Signora, senta, se mi permette, questa donetta la ringiovanisce di almeno 50 anni. Impertinente! Ma come si permette? Se ne ho a malapena un totto. Signore, era un complimento. Voleva dire che ne dà un'aria così giovanile da non sembrare più in aria. Amore, fifina dolce, come stai? Marito, Martino, mio, se passa qualcuno. Oh, ma te ne sei scordata, fifina. Buongiorno, passerotto. Dormito bene, piccioncino? E tu, Colombella? Come anch'io, piccioncino. Mi fa piacere. Così bello che Angelica, mi perdone, sì. Scusa Fifina, devo avere qualcosa che mi punge qui dietro il collo. Ma vedi se riesci a togliere. I signori per me. Ma prego, signore. Ma ti aspetta e portami via la suocera. Ma non lo porto. Ti ho detto dove vai? In montagna, portami via. Tornate dopo mezzanotte quando tutti dormono. Amico, io sono venuto a Fiuggi anche per fare la cura delle acque. Se non mi porti via subito la suocera, io quelle acque ti c'affogo. No, ci siamo capiti. Va bene. Ma insomma, questa notte non ha tentato neanche di entrare in camera tua. Ma che? Eppure avevo tenuto la porta socchiusa. Ma allora è più un pezzo di legno. Ma ne lasciami un po' sola con lui. Ci penso io. Spostati, Allora, dove si va di bello questa mattina, mio bel dottor Ricardo? Io un'idea ce l'avrei. Oh, mi dica. Che ne direbbe di una bella escursione in montagna
addosso il mio asinello. Ma io e lei? Lei e Dio. La trovo un'idea semplicemente stupida. Ma è una bellissima idea. Guarda, ma lo so sommarello, oh, una passeggiata come no. Mamma, stai attenta a non cadere come sempre. Oh, ma se mai questo si dovesse verificare, sono certa che il dottor Esposito sarà pronto a prendermi tra le sue braccia. Non ce ne sarà bisogno. Non è vero, dottore. Non ce ne sarà bisogno. Ma cosa avete da dire sottovoce con quei birichini? Signore, si attende che il dottore è innamorato pazzo di lei. No, no, non è possibile. Che gioia. Allora, si va, mio bel dottorino. Si va. Mi dai il braccio? Mi precede, mi precede. Mi precede. Vuoi assaggiare il mio pompo? Quante dolci, quante dolci, assaggiare il mio pompo, quante dolci, quante dolci. Vieni, vieni, vieni. E ora lo vedremo, Sardinelli. Senta, tu, ecco, sì. Si mette a posto da qui. Sì, volentieri. Ho un paio di cosette da dirle. Tanto più che non l'ho ancora ringraziata per tutto quello che lei ha fatto. No, non voglio parlare di questo. Sì, invece parliamone. Lei mi ha portato a Fiuggi per farmi ritrovare il mio dadi petto. Certo, sì, per interesse puramente scientifico. Oh, proprio solo scientifico. Puramente scientifico. Io le dissi già l'altra volta il suo caso. Sì. Interessante, veramente interessante. Sì. E io ho voluto seguire le fasi della cura personalmente. Ah, è per seguire le fasi della cura che mi ha preso una camera accanto alla sì, sua. Sì, sì, per la stessa ragione. Ah, ed è per la stessa ragione che mi ha chiesto di chiamarlo marito e a mia madre di chiamarla genero. Per la stessissima ragione. Ah. Sì, per evitare pettegolezzi. Ah, ed è per evitare pettegolezzi che quando non siamo soli vuole che le dia del tu. Certo, per la stessa ragione. Anzi, sì. Prova ne sia che sì. Se qualcuno tentasse di... corteggiare. E se qualcuno tentasse? Qualcuno tenterà. Sì. Io non voglio essere di ostacolo al suo avvenire. Ah. Quindi la prego di comportarsi normalmente senza tentennamenti. Ho capito, non le piaccio. Ma sì che mi piace. Non le dico un granché. Sono un uomo di scienza. E se la portassi negli occhi così, io gliel'ho detto, se qualcuno mi piace è più forte di ma me. Ma le ho detto, sono un uomo di scienza. Oh, uomo di scienza, uomo di scienza. Sì, sì, sì. È un uomo di scienza con tutte le donne. Con tutte le donne. Ma proprio con tutte. Con tutte le donne. Oh, Sara. Le diamo con tutte le donne. Oh, va bene, oh, va bene. Oh. Oh. E poi un'altra cosa. Sì. Io stamattina aspetto un ospite illustre. Sì. Un certo Jonathan Brecht, un americano, un miliardario. Sì. Mi sia bene. A sentire. Sì. Io glielo presenterò. Sì. Lei lo tratti con simpatia. Con molta simpatia. Farò come il marito desidera. Appunto. Adesso dove va? A bere il mio primo bicchiere d'acqua. Lo vedremo, uomo di scienza. Guarda che io ho tradito mia moglie una volta incoscientemente. Oh, al pensiero di tradirla un'altra volta. Vedremo. No, non se ne parla proprio. Francesco, che è l'auto del treno speciale? No, signor dottore, questo è il treno diretto. Ah, sì. Lo speciale arriverà tra un quarto d'ora. Ah, sì, sì, grazie, scusa, scusa. Sì, 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 sì. Niente. Ah, mamma mia, quando arriva. Prego, signori, da questa parte. Vieni, Sherry, vieni, amore. Oddio, colonnello. Ah, come sono stanca. E lo so che sei stanca. Ma sì, sì, siediti. Siediti, amore mio, siediti. Siediti. Riposati. È deliziosa questa ragazza, ma è giù di compressione. Oh, dottor Tedeschi, oh. Anche lei ha più buongiorno signorina, buongiorno. Sì, è una decisione all'improvviso. È piacere incontrarla. Sì, 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 sì. Ma sta con la sua signora. No. Sì, sì, sì. Ah, ecco. Sì, sì. La signora la camera 18 e la signora la 19. Ma dormite in camere separate. Ma solo quando viaggiamo, è un'abitudine che abbiamo. Camere separate, grazie loro. Ma contenti voi? Allora, giovanotto! Io non lo devo mandare più giù questo, Ci sono camere in questo albergo? Controlliamo subito, signore. Allora, avremo la 32 al secondo piano con uno splendido panorama sulla montagna. Va bene. Due letti. Come? Due letti! Due letti separati a me! Quando viaggio con una bella donna! Letto singolo, ragazzo! E non troppo largo! Una piazza e mezza, alla francese! Controlliamo subito per le sue esigenze. Allora offriremo sempre al secondo piano la 35, però in mancanza del panorama. Ma chi vuole che se ne importi del panorama? Al panorama ci pensiamo noi, non è vero, Sherry? Sherry, svegliati tesoro, svegliati su. Dopo, adesso sono. Signore, può favorirmi il suo nome? Subito!
Colonnello Mario Locascio. Mario Locascio di Palermo. Giovanotto, avverta pure i suoi colleghi.